Qualcosa cadrà addosso, sicuro. Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Intervista col Papi. Mi trovo qui con mio padre, il dottor Giuseppe Gocca, e oggi parleremo di problematiche legate al sonno, quindi i motivi per cui alcune persone non riescono a dormire bene la notte e le soluzioni che possiamo trovare per risolvere questi problemi. Quindi partiamo proprio dalle basi. Perché dormiamo la notte? A cosa serve dormire? Allora, il sonno è un'attività fisiologica, ovviamente, di cui il corpo ha bisogno per sopravvivere. Cosa vuol dire? Noi dormiamo per recuperare le energie, cioè ogni volta che abbiamo bisogno di recuperare energie, il fatto di dormire ci fa recuperare le energie. Durante il sonno il nostro corpo lavora ugualmente, si disintossica. Cosa vuol dire? Fegato, rene e polmoni sono in attività per pulire il sistema e nello stesso tempo finisce la digestione. E l'organismo fa un'altra cosa, attiva tutti quelli che sono i processi di riparazione interna e mette a riposo, per quello che è possibile, il sistema nervoso. E quindi perché alcune persone non riescono a dormire? Allora, partendo dal presupposto che il sonno è un'attività fisiologica, in natura, quando si è stanchi, in genere si ha bisogno di riposare. Nella società attuale... era quello che ti è ritirata. Sì, non è che l'ho vista al volo. Alla domanda perché alcune persone non riescono a dormire, bisogna tornare indietro. Perché alcune persone non riescono ad abbandonarsi a quello che viene chiamato il sonno fisiologico? Dobbiamo iniziare a scoprire alcune regole legate al sonno. Il sonno è il momento di recupero del nostro organismo. Le ore prima di mezzanotte valgono il doppio in termini di riposo. E le ore dopo le 5, le 6 del mattino, invece di farci recuperare energie, in genere ce le possono anche togliere. Chiaramente queste sono delle regole di tipo generale, però per ogni persona poi esistono delle regole particolari. Cioè, se una persona lavora di notte, ovviamente il corpo nel lungo andare si adatta a questi nuovi ritmi. Però dobbiamo sapere che in genere, se noi riusciamo a dormire prima di mezzanotte, cioè il sonno migliore sarebbe dall'imbrunire fino alle 2 del mattino per molti autori. E questo è il sonno fisiologico. Dobbiamo tenere presente che noi abbiamo alterato quelli che sono i nostri ritmi circadiani, cioè i ritmi rispetto alla luce e rispetto al vivere nella natura. Cioè ormai non viviamo più nella natura e come abbiamo alterato i ritmi fisiologici della vita che noi chiamiamo normale nella vita di tutti i giorni, si è alterato anche il ritmo del sonno. Allora, per recuperare il sonno, un primo esercizio che possiamo fare è quello di imparare qualche volta o adattarci ad andare a dormire la sera prima di mezzanotte almeno 1-2 volte alla settimana, anche 3, e valutare se ci sono delle differenze. Dobbiamo tenere presente questo: il sonno è il completamento della giornata. Se noi non riusciamo a completare dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista emotivo, rispetto alle nostre convinzioni o rispetto alle nostre attività, la giornata, e siamo in preoccupazione, non ci possiamo abbandonare al sonno. È come se vi dicessi questo: se per il nostro inconscio la giornata non è conclusa e vi sono ancora preoccupazioni, è come se l'inconscio dicesse: risolviamo questo aspetto della nostra vita, se no non possiamo addormentarci. E quali possono essere le soluzioni? Le soluzioni possono essere le disperate, le più creative. Dobbiamo tenere presente, questa è soltanto una delle cause. Ad esempio, il mangiare molto, cioè, per molte persone concilia il sonno, ad altre persone inibisce il sonno. Cioè, il discorso è complesso, dipende da persona a persona. Rispetto ai pensieri vi è un qualcosa di interessante. Un mio cliente mi rivelò il suo escamotage per addormentarsi la sera. Dice: molte volte arrivo la sera con tante problematiche non risolte, con diverse preoccupazioni. Io faccio questo: prendo le mie preoccupazioni, le metto in un cassetto e dico al mio inconscio: le preoccupazioni sono presenti, adesso le mettiamo in questo cassetto, che lui l'ha chiamato uno scrigno, domani mattina le riprendo. Dice: questo è un modo per tranquillizzare l'inconscio che la cosa non è interrotta ma è soltanto in sospeso per essere risolta il giorno dopo. Dice: proprio questo, lo mettiamo in questo cassetto, così domani mattina sono più forte, più preparato e risolviamo quello che noi possiamo chiamare problema o preoccupazione. E questo l'ho trovato un escamotage molto buono. Okay.
E quante ore bisognerebbe dormire per sentirsi poi riposati al mattino? Ci sono diverse ipotesi, diverse teorie. In genere si parla di 8 ore di sonno al giorno, ma alcuni 7, alcuni 6, alcuni arrivano a 4, alcuni anche di meno. Dobbiamo tenere presente una cosa, che le ore di sonno di cui abbiamo bisogno dipendono principalmente anche dal nostro stile di vita. Il mangiare, ad esempio, il modello alimentare incide tantissimo su quello che è il nostro bisogno di sonno. Più una persona mangia bene, più mangia alimenti crudi o alimenti in sintonia con la propria fisiologia, e meno ore di sonno ha bisogno. Questo per un motivo molto semplice, perché ha meno energie dedicate alla digestione. Che cosa vuol dire? Siccome utilizza meno energie per digerire, è come se avesse più energia a disposizione per quella che è la vita di relazione, e ha meno bisogno di recuperare attraverso il sonno, perché attraverso il sonno ricordiamo che noi recuperiamo energie e puliamo il nostro sistema, cioè durante il sonno fegato, rene e polmoni lavorano al massimo per pulire e disintossicare l'organismo. Se il nostro organismo non è intossicato di base con una cattiva alimentazione, è come se avessimo bisogno di meno ore di sonno. Tutte le persone che si avvicinano a un modello alimentare di tipo più crudista, con più alimenti crudi, si accorge di questa grande differenza. E per quanto riguarda la pennichella, il riposino dopo pranzo, cosa ne pensi? Allora, Churchill era una di quelle persone che utilizzava la pennichella, cioè il dormire dopo il pranzo. Chiaramente il dormire dopo il pranzo si parla di un sonno o un riposo che non deve superare i 10 minuti, un quarto d'ora, perché sennò si entra in un'altra dimensione o in qualcosa di completamente diverso, cioè il corpo non recupera energie, ma è come se gli entrasse in uno stato di sonno, di apatia. Churchill diceva: dormire dopo il pranzo per 10 minuti mi fa vivere ogni giorno come se fossero 2 giorni. Lui aveva la mattinata in piena forma e dopo il riposino è come se vivesse un altro giorno ricominciando da capo. Allora la pennichella può essere importante, la utilizzavano anche i contadini, mi ricordo quando ero ragazzo, i miei zii, dopo mangiato 10 minuti veramente quasi sul terreno, sull'erba, per recuperare, e poi si ripartiva alla grande. Allora la pennichella nel pomeriggio è utile solo ed esclusivamente se dura non più di 10 minuti e serve per recuperare energie. Altrimenti cosa succede quando spesso si pensa di fare un riposino e poi ci si sveglia 3-4 ore dopo? E succede che nel momento in cui il riposino dura di più entriamo in una fase che noi possiamo chiamare di disintossicazione, come se il corpo non volesse uscire dal sonno o dal riposo perché ha altri lavori arretrati da dover svolgere. Ok. Allora, se una persona ha problemi del sonno, cosa può fare praticamente nella vita di tutti i giorni per migliorare questa situazione? Allora, cominciamo a dire che una persona non ha problemi del sonno. È come se l'organismo avesse trovato come soluzione non dormire per gestire altri aspetti della propria vita. Allora, se una persona ha questo che chiamiamo disturbi del sonno, meglio chiamarli così, così ci comprendiamo meglio, è come se dovesse rivedere altri aspetti della propria vita che non sono correlati direttamente col sonno, che possono, stili di vita possono essere il modello alimentare, i pensieri, le preoccupazioni, l'attività fisica, rilassamento, televisione, gli orari in cui si va a dormire, cioè ci sono tanti aspetti da vedere e all'interno di questi aspetti si può trovare qual è il punto che veramente, diciamo, fa la differenza. Chiaramente questo piccolo video ha soltanto lo scopo di darci degli spunti di riflessione, sapere che le cose sono abbastanza complesse e articolate, e sapere anche che se una persona rispetto al sonno ha quello che noi chiamiamo delle problematiche, deve rivedere sicuramente altri aspetti della sua vita. Perfetto, allora se avete domande, commenti, suggerimenti potete scriverle nei commenti qui sotto, ricordatevi di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e vi lascio anche il sito di mio padre per approfondire gli argomenti che trattiamo in questi video, e quindi noi ci vediamo alla prossima intervista con Papi, ciao! Arrivederci! Ok, ora dobbiamo fare delle foto, quindi... Foto? No, la foto del video, quindi molto... No, non fare no, che vieni male, sorridi quando. Sì.